2016-2017, trofeo Giacinto Facchetti, Ascoli e Pescara, entrambe appartenenti al girone B del campionato, si incontrano proprio per Anza, scambia con Battista, pallone di ritorno ancora per Di Giacomo, possibilità di cross in mezzo, arriva Stoppa del Sole che da ottima posizione porta in vantaggio il Pescara. Dopo appena 3 minuti di gioco il Pescara è in vantaggio, c'è stata un'azione sulla sinistra che lotta con Koulibaly, poi c'è il tiro di Tamba, salto sopra la traversa sulla destra, serve il pallone in mezzo per Mancini che di prima colpisce il palo, bella l'azione dell'Ascoli con il palo di Mancini, si allarga sulla sinistra, prova a arrivare sul fondo, costretto poi a tornare indietro, ancora Ciarmela, il pallone, il cross sul secondo palo, dove arriva Tassi, parata di Forgione, bella azione dell'Ascoli all'avversario, provando a rivedere il dribbling, ci riesce Mancini, possibilità di entrare in area, il pallone in profondità per Pinto Pereira che è bravo a tirare di prima intenzione, ancora pronto il sulla destra, possibilità di entrare in area di rigore per Del Sole, arriva sul fondo, mette il pallone verso la porta, sembrava da lì che potesse passare indietro per Suogara. Prova Mancini intanto a liberarsi, c'è il tiro e il gol di Del Sole al 26esimo del secondo tempo, il Pescara raddoppia, Pescara, quindi la rimessa ora sarà per i giocatori in maglia bianconera. In mezzo la palla per Ventola che prova a girarsi, ma Forgione ancora una volta con una grandissima parata. Buonavoglia, ancora Buonavoglia, arriva al limite dell'area, allarga per Ventola che prova il tiro di prima intenzione, si fa vedere Capozzi sulla destra, avanza il terzino bianconero, mette il pallone bene in mezzo con Ventola che di testa realizza il gol del 2-1. Siamo al 45esimo e 20 secondi, il cross di Capozzi e il gol di Ventola. Tassi, possibilità di cross, c'è il cross sballato però e l'arbitro fischia il fine della partita al 49esimo esatto. Il Pescara espugna il campo di Sant'Egidio per 2-1, doppietta di Del Sole.